Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegheremo come modificare, esportare ed importare gli oggetti. Oggetti che si chiamano props in pratica. Oggetti possono essere anche quindi le piante, possono essere quindi vari tipi di oggetti e si chiamano props. Allora, andiamo a togliere questa figura, questo personaggio. Allora, figure, clicchiamo su figure, delete figure, ok, quindi si toglierà la figura. Andiamo qui, clicchiamo tasto sinistro, scegliamo props e qui abbiamo tutta una serie di oggetti. Noi andiamo su primitives. Scegliamo un cubo, box. Come lo possiamo controllare? Allora, qui selezionato translate pull, lo possiamo portare in su e in giù, oppure twist cliccando il tasto sinistro e lasciando premuto. Togliamo questa griglia che ci dà fastidio, tasto sinistro del mouse due volte qui sulla griglia, per esempio, visibile. Togliamo la spunta, ecco qui. Selezioniamo il cubo, quindi lo possiamo roteare. Quindi seleziono il cubo, lo roteiamo. Qui selezioniamo qui rotate, lo possiamo girare. Scale, cliccando qui aumentiamo le dimensioni. Vedete, con il dolle camera girando vediamo che, ecco, le dimensioni sono queste o così. Oppure possiamo modificarlo in un'altra maniera più precisa. Quindi selezioniamo qui box 1, props box 1. Andiamo su Object, Properties, andiamo qui su Parameters, clicchiamo qui, ecco, trasformazione. Possiamo trasformarlo Scale, che lo aumenta, quindi aumenta le dimensioni, X Scale in orizzontale, Y Scale in verticale, Z Scale in profondità, Rotate Y lo ruota così, Rotate Z così, X-tran, Y-tran, Z-tran lo spostano avanti e indietro. Ecco qui, questo è per modificarlo, no? Modificare il nostro oggetto. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Praticamente vogliamo esportare questo oggetto. Quindi File, andiamo su File, Export, Wavefront Object. Qui spunterà Single Frame, lasciamolo selezionato. Select Object, qui selezioniamo solo box, quindi lo selezioniamo, quindi deve esserci la spunta. Ok. Allora, deve essere selezionato qui Weld Body Part Seams, poi include Body Part Names in Polygon Groups, use Exact Internal Name Except Space, e poi deve essere selezionato include Existing Groups in Polygon Groups. Quindi clicchiamo su Ok. Selezionato il luogo dove vogliamo salvarlo, infatti salva come object, wavefront object, lo chiamiamo cubo Lubic. Andiamo su salva e abbiamo esportato il nostro oggetto. Ora, innanzitutto lo vogliamo rimportare, come facciamo? Innanzitutto selezioniamo qua il nostro box, vogliamo cancellarlo. Lo premendo cancel sulla tastiera, in modo più veloce. Oppure su Object, per esempio, oppure su Object, delete Object. Possiamo fare anche in questo modo. Quindi sono due modi per cancellarlo. Importiamo il nostro oggetto che abbiamo appena prima esportato. Andiamo su File, Import, Wavefront Object. Qui deve essere selezionato Centered, percent of standard figure size lo lasciamo com'è, Make Polygon Normal Consist, lo lasciamo così com'è, selezionati. Andiamo su OK, selezioniamo il nostro file oggetto, cubo Lubic, apri, ed ecco qui il nostro oggetto. Ovviamente lo possiamo posizionare in maniera diversa, Translate Pull lo possiamo spostare sotto, sopra, destra e sinistra, lo possiamo allontanare e così via. Ecco qui, è la fine del nostro tutorial, ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie a tutti, ciao da Phoenix Lab.